finalmente il PUC viene adottato in giunta per poi fare i relativi passaggi e poi arrivare in consiglio comunale definitivamente per l'approvazione. Noi sul problema ascoltiamo quali sono le linee guida dalla sindaca Cecilia Francese. Beh, dopo 50 anni finalmente la giunta adotta una proposta di piano e questo è un dato storico perché effettivamente, come dicevi, 50 anni sono tanto, molte amministrazioni sono cadute proprio nella realizzazione del piano urbanistico. Quello che voglio qui appunto ringraziare sia la precedente amministrazione, i consiglieri che hanno contribuito ad arrivare a questo punto e la nuova amministrazione, perché è un piano che, se vi ricordate, nel 2017 ci siamo date delle linee guida, c'era allora l'architetto De Notaris. E da quelle linee guida poi sono partite queste tre impostazioni fondamentali che sono limitazione del consumo di suolo, l'impatto ambientale ed ecologico e poi il recupero degli standard e servizi da dare alla città. Su questi tre temi poi è partito il bando, è un bando europeo aperto e che si è aggiudicato la struttura MATE con l'architetto Antonio Olivieri. E quindi su queste nostre proposte loro hanno fatto ovviamente studiando la città, studiando anche quello che era stato fatto prima, finalmente viene fuori questa proposta di piano. La proposta di piano con la VAS ora voglio dire sono da questo punto di vista, da questo momento noi abbiamo adottato e da lì partono le osservazioni. Questa è una proposta, non è un fatto rigido, sapete che ci sono 60 giorni di tempo per le osservazioni, anzi noi ci aspettiamo osservazioni che vengono dai cittadini, dalle associazioni, dalle varie categorie per poter modificare, anche stravolgere, come dice il redattore che Antonio Olivieri, quando questo è quello, il lavoro che è stato fatto e si aspetta il contributo dei cittadini, quindi ovviamente partendo dalle sette direttive, fascia costiera, parco fluviale, rigenerazione del quartiere Belvedere, asse ferroviario, l'asse statale 18, rigenerazione del quartiere Sant'Anna e il parco delle colline. Su queste sette direttive poi partono tutte le osservazioni per poter migliorare questo piano. Per quanto riguarda le lottizzazioni, il recupero dell'esistente, so che è un problema che non interessa, che non è stato direttamente gestito da voi, diciamo in che maniera questo PUC può porre rimedio? Ma quando noi parliamo di limitazione suolo zero è proprio perché, essendo la piana del Sele, un'area fiorente, soprattutto noi abbiamo l'agricoltura che è quella che ha retto alla crisi economica ed è un'agricoltura di un certo rilievo, abbiamo cercato di salvaguardare le aree agricole, c'è tante aree degradate della nostra città, interi quartieri, per cui voglio dire lì sarà la capacità imprenditoriale di poter riqualificare, abbatti e ricostruisci magari in altezza, ma dando spazi, cercando di recuperare standard che purtroppo mancano in questa città. Quindi si punta molto sul riuso, come si dice in termini tecnici, li ho dovuto un po' apprendere. Quindi è un pucco di servizi. È una proposta, ora sta a voi fare le correzioni e i suggerimenti.